Le 13 puntate di Sandland, tratte dall'omonimo fumetto di Akira Toriyama e presenti nel catalogo di Disney Plus, rappresentano un vero e proprio piccolo regalo per i fan del grande mangaka scomparso il 1 marzo 2024. Un piccolo divertissement, iniziato per il proprio piacere verso la fine degli anni 90 dall'autore del notissimo Dragon Ball, che poi, con lo spirito imprenditoriale che ne ha contraddistinto gran parte della carriera, si è trasformato in una storia compiuta nel 2000. Per l'anime del 2024, Toriyama stesso ha scritto un prosieguo che però non ha lo stesso spirito delle prime sei puntate. Forse il suo genio comico e avventuroso un poco si spegneva quando cercava di soddisfare il suo pubblico, rinunciando a un pizzico della sua follia nonsense. La tecnologia qui usata per il cartone è quella del cel shading, che consiste in animazioni fatte in computer grafica, poi sovrascritte per sembrare disegni. Una tecnica che sta sempre più trovando fortuna, visti anche costi e tempi, e una gestione delle inquadrature dei movimenti di macchina molto più fluida. Anche se a me non fa impazzire. Ma alla fine conta la storia. Un po' Mad Max, un po' Far West, lo scenario di questo anime è quello noto ai fan del genere post-apocalittico. La guerra ha sconvolto l'equilibrio mondiale e tra paesaggi deserti e sparute città l'acqua è il bene più prezioso della terra, non a caso denominata Sandland. I fiumi si sono prosciugati. Ogni fonte è sterile. L'unico modo per procurarsi un po' del prezioso liquido è con le bottiglie della riserva monopolistica del re. Non è saggio avventurarsi tra le terre di Sandland la notte. Gira voce, infatti, che una terribile orda di demoni predoni attacchi i convogli isolati per impadronirsi delle scorte regali. Ciononostante, l'anziano sceriffo Rao non ha altra scelta se vuole garantire la salvezza del suo povero villaggio. Una volta incontrati i demoni, però, questi ultimi si rivelano molto meno terribili di quanto si pensasse. Anzi, il loro principe, Belzebub, un discolo di 1500 anni, viene allettato dalla possibilità di partire all'avventura in compagnia del burbero ma coraggioso sceriffo. A chiudere un insolito terzetto, il demone Tif. Un altro vecchietto, pieno di acciacchi e paure, ma abilissimo nel trafugare oggetti e carpire informazioni senza essere notato. Così i tre partono alla ricerca della fonte miracolosa, in grado di ridare fertilità alle terre di Sandland, ma la cosa non è certo vista di buon occhio da chi conserva il monopolio e potere, e più che un re inetto, i tre devono temere gli attacchi del terribile generale Zeo, antico avversario di Rao. Questo primo arco narrativo rappresenta in tutto e per tutto un tentativo di ritorno agli antichi splendori per Toriyama. Se infatti al mondo è noto soprattutto per la creazione di quel fenomeno di massa che è stato Dragon Ball, va detto che il meglio di sé dal punto di vista narrativo e del character design lo dà nell'arco della sua carriera che abbraccia la sua produzione manga e anime degli anni 80. Influenzato anche lui dal dio dei manga Osamu Tezuka e in particolare da Astro Boy, Toriyama porta il mito del ragazzino robot, del Pinocchio cibernetico, a un livello superiore, raggiungendo vette di comicità demenziale tuttora inarrivabili. Le avventure del Dottor Slump e Arale sono folli, nonsense, spiazzanti. L'inventiva del suo autore è irrefrenabile tra feci parlanti, Superman che fingono di volare sdraiandosi sugli skateboard, animali antropomorfi che convivono con umani in case a forma di oggetto e mezzi di locomozione dal design buffissimo. Ogni avventura è all'insegna del divertimento più puro. Ma è anche una faticaccia enorme per il nostro autore, che decide di rivolgersi a una narrazione più articolata rispetto alle storie autoconclusive della forzuta ragazzina robot che lo costringevano a elaborare continue gag. Dragon Ball diventa quindi la trovata perfetta. La storia di partenza è un classico della letteratura cinese, Il viaggio in Occidente, scritto da Wu Chenheng, che vede re delle scimmie Sun Wukong scontare la pena per le sue intemperanze accompagnando il monaco Tripitaka alla ricerca dei sutra originali del buddismo. Ma se già con Arale il paradigma del giovane robottino eroe e del suo serio creatore veniva ribaltato da una bimba incapace di controllare la propria immensa forza e da uno scienziato con tendenze erotomani, qui il nostro eroe è Son Goku, un bimbo fortissimo,
ingenuo e con una misteriosa coda di scimmia, e il monaco diventa una spregiudicata adolescente di buona famiglia di nome Bulma. Il resto è la storia che tutti conoscono. Goku e i suoi compagni diventano uno dei franchise di maggior successo di sempre, al punto che varrebbe da chiedersi quanti in realtà conoscano le vicende del primo periodo. In verità, un'avventura spassosissima, caratterizzata ancora da quella libertà creativa tipica delle storie del Dr. Slump. Poi è subentrato il Toriyama imprenditore. Le imprese di Goku hanno riscosso un successo tale che fan e editori hanno fatto di tutto perché proseguissero. La famiglia si è allargata con nuovi componenti e personaggi dai poteri sempre più assurdi, e quella che in origine era un'avventura per canzonare un classico della letteratura è diventato il battle shonen più letto di sempre. Piccola nota. Battle shonen vuol dire, nel sistema delle classificazioni dei generi manga, un prodotto destinato specificamente a preadolescenti maschi, in cui tutto ruota attorno a due contendenti che se le suonano per ore. La follia originaria delle prime opere si smorza, gli animali antropomorfi si estinguono e i bimbi forzuti non seminano più il panico nei tranquilli e improbabili villaggi rurali di un Giappone in miniatura. Tutto è lotta, parametri, numeri e quindi tutto poi diventa merchandise, costumi, pupazzi, videogiochi, libri, quaderni, cartelle, eccetera, eccetera, eccetera. Si può incolpare un autore per aver voluto arricchirsi con la propria creatività e al tempo stesso soddisfare le richieste dei suoi fan? No. Eppure il Toriyama, che ha cambiato per sempre le regole della narrazione manga, intrecciando avventura e comicità slapstick, alternando un tratto realista con uno cartonesco, e che ha aperto la via a opere come One Piece, per dirne una, è tutto lì, tra la fine delle avventure del Dr. Slump e il suo primo ciclo di storie di Dragon Ball. Il resto è la responsabile scelta di un grande imprenditore che genera indotto con i suoi personaggi, che con i suoi design sempre originalissimi approda anche al mondo del videogame. Finché un giorno, per puro divertimento, Akira disegna un anziano soldato che attraversa il deserto a bordo di un tank che, com'è nel suo stile, pare un bollitore ipertecnologico. Il design del carro armato non lo soddisfa molto, e così modifica dopo modifica arrivano lo sceriffo Rao, le armate di Sandland, Belzebù, Tiff, la famiglia Swimmers e tutta la sua schiera di demoni. In soli 14 capitoli, un barlume del Toriyama che era quello delle avventure on the road emerge e ritorna con quell'originalità tutta sua. Due vecchietti e un bimbo demone millenario alla ricerca della fonte sacra. Un Lucifero annoiato che guarda per ore la TV, repusillanimi e generali sanguinari, vittime innocenti, bugie e propaganda, ma soprattutto la gioia di partire all'avventura in compagnia tra amici. Questo primo ciclo di storie, però, ha un tratto che non si nota subito, ma che poi probabilmente è risultato un problema da risolvere. In Sandland non ci sono personaggi femminili. Non è che non ci siano le donne, ma sono sullo sfondo. Non prendono parte attiva alla storia. E per i primi episodi poteva andare bene, si trattava di una storia autoconclusiva da disegnare e scrivere per divertimento, un atto creativo fanciullesco come un gruppo chiuso di bambini in cui c'è scritto vietato alle femmine. Poi però subentra il Toriyama del merchandise, che ha bisogno di ampliare la storia per vendere l'anime e il videogame. Crea Anne, la principessa ribelle di Forest Land e la sorella di Beelzebub. Li fa combattere tutti contro il folle Angelo Muniel, ma la folle anarchia di Arale, la spregiudicata arroganza di Bulma e di tante altre eroine ormai si è persa. Paiono dei personaggi e delle storie messe lì ad allungare il brodo. Un peccato, perché alla fine credo proprio che di questa Sandland non ci ricorderemo a lungo.